Comunque c'è una moto bellissima, veramente spettacolare. Ah, comunque ho levato i paramani perché sono caduto. Oh, oddio. Buongiorno ragazzuoli, buongiorno! Ok, mi calmo, mi calmo. Ma che succede oggi? Ma che è successo? Stiamo andando in costiera amalfitana. Incredibile. Perché Valentino si è organizzato con dei ragazzi di Salerno che mi hanno pure scritto su Instagram. Quindi finalmente ci facciamo un giretto tutti quanti insieme. E oggi ci faremo una costierina matta, pazza, sgravata in culo. Ora mi sto dirigendo al... Ora mi sto dirigendo sul luogo dell'appuntamento, sperando di non aver fatto tardissimo come mio solito. Lo scopriremo tra pochissimo. Bonjour. Ciao Paolo. Oddio, siamo partiti incredibile, sto evaporando, sto per morire essiccato, non lo so, mi sento tipo un cactus nel deserto. Solo che l'unica cosa che ho in comune è il fatto di essere grasso. No, non è vero. Oh, ma che è? La rampa di GTA. Santo cielo, finisci direttamente al porto in una tirata praticamente. Olè, iniziamo con il traffico, dai. Wow, è iniziata la costierina matta. Perfetto, già un semaforo. Anche in costiera, basta. Facciamo scaldare le gommine. Io, è un mese che non giro, un mese, assurdo. Un mese che non mi faccio un giro in moto. Serio, a parte, vabbè, l'andata al bar, quella là, molesta, stupida. Wow, ma hanno asfaltato la costiera. Top, è la prima volta che la vedo. Comunque, in questo mese, no, forse pure un po' più di un mese, ho spaccato i paraoli. Definitivamente, li ho dovuti cambiare. Mi è finito tutto l'olio sullo stelo di sinistra, dove c'è, anche a farlo apposta, il disco, che si era oliato tutto quanto e la moto non frenava più. Ora non so se mi è rimasto lo squat addosso o cosa, però sento tipo la moto che continua a frenare poco. Però forse è una mia sensazione e quindi non mi dà per niente sicurezza in frenata. Quanto mi è mancata! Ma poi è bellissima, tutta asfaltata! Veramente top! Mamma mia, mi sono ceppato sul cambio marcia, ho fatto tutto... Oh log, top sì. Ma da quando c'è un semaforo qui dietro? Non avevo la più pallida idea. Ma comunque è veramente bella la costiera asfaltata. Devo solo un attimo trovare sicurezza con la moto, perché attualmente non ce l'ho. Qua è lì. Comunque dopo che ho cambiato i paraoli è tutta un'altra moto. Cioè veramente entra in curva in maniera totalmente differente, più veloce, più rapida. E trasmette anche più sicurezza in ogni caso sull'anteriore. Veramente top. È vero che era rimasta senza olio tra virgolette lo stelo di sinistra, però c'è da dire pure che l'olio dentro le forcelle ci aveva 10 anni. Bene, questa non è che è uscita proprio bene. Anzi, era un pochino tume come impennata. Prova che su. Mamma raga, fa troppo caldo però. Cioè veramente sto tutto liquefatto. Bene, siamo quasi arrivati a Maiori. Però mi sembrava il periodo giusto per farsi un aerosol di monossido di carbonio. Magari la volta buona che ci resto. No, no, no. Mi dissocio, è una gag. È una gag. Cioè dovrebbe far ridere. Poi non lo so, però capì. Non mi guardare male. Ma che fai, mi giudichi? È un po' di black humor. Vabbè dai, andiamo avanti. Oddio, dove? Oh, ma che fa? Oddio. Santo cielo. Oh, ma pure quest'altro. Ah, regà, però buongiorno, eh. Oh, che carino, un DRZ nero. Questo mi piace. Non ne ho mai guidato uno. Non so com'è. Però, ah no, aspetta, io l'ho guidato uno. È stata forse la prima motoserie che ho guidato, quando tenevo 16 anni. Però era in un posteggio e teneva la pompa anteriore rotta e quindi non frenava, era tipo da flat track. Beh, se non frena è solo più divertente. Ah, comunque ho levato i paramani perché sono caduto.
Oddio, 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 oddio. Cioè, non è che sono caduto. Quelli là che avevo appena messo, che sembravano, non lo so, una ringhiera sembrava. Oh, però non puoi squetare e fermarti a ogni cosa che vedi nella tua vita. Signor Sandero, mi faccia il piacere. Oh, oh. È morto il signor Sandero, ripperoni. Comunque stavo dicendo, sono finito in culo di una macchina. Però visto che sono stronzo, il racconto ve lo farò dopo, quando sarò annichilito, stanco. Il caffè mi avrà fatto venire un microinfarto al posto di svegliarmi. E anche puzzolente. Comunque c'è una moto bellissima, veramente spettacolare. Sì, che poi sono stato avanti sempre io come un egoista e non vi ho fatto vedere nulla. Potevo farla andare avanti a lui, non ci ho pensato. Vabbè, e magari al ritorno, dai. Comunque siamo arrivati al baretto, ora faremo partire la challenge. Quanti secondi abbiamo dato a Valentino? Lo scopriremo nella prossima puntata. Sì, no, 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 è collaudato. Oggi è registrato. Quindi vedremo questo video tra 10 anni, sì. Sì, esattamente. Perfetto, ci siamo caffeinati. Però stiamo andando ai massi ed è arrivato il momento della storiella. Come sono caduto? Come ho spaccato i paramani? Praticamente da buon motociclista stavo andando al bar. Stavo per imboccare l'autostrada e davanti invece c'era una macchina ferma sulla rampa dell'autostrada. Io mi ero fermato, tutto ok. Al momento di ripartire, la macchina ha fatto la falsa partenza. Cioè è partita appena appena, ha fatto 2 metri e si è fermata. Io convinto fosse ripartita, mi sono girato a guardare se arrivassero macchine e non arrivava nessuno. Quindi cosa faccio? Parto, perfetto, va. In culo la macchina e cado. Sono caduto effettivamente piano, tipo a 15 all'ora, roba del genere. Però sai, la decelerazione da 15 a 0 ha fatto sì che sono sbalzato in avanti. Mi sono ritrovato con la pancia sul manubrio e le mani penzoloni. E mi sono fatto male ad un polso e un qualche lividino addosso. Roba da niente. Per fortuna non ho fatto danni alla macchina, quindi tutto risolto con la signora, che era di nazionalità ucraina, che mi ripeteva: ospitali, ospitali, vai ospitali. Però non la volevo far preoccupare, non me l'ho fatto nulla di che, quindi ero tranquillizzato. Alla fine è finito tutto a taralluce e via. Meno male. Però il mio paramano è ribato. F in chat per il paramano morto. Comunque S1000 è troppo troppo bella. Mi ha fatto la lista di tutte quante le modifiche. È assurda, assurda, oh, bellissima. Uno spettacolo. Eccoci qua, pit stop ai massi, obbligatorio. Madonna mia, quanto cazzo tira, oh, porco due. Comunque abbiamo finito la pausa, ora siamo diretti a casa, ci siamo anche salutati. Io ho fatto tardissimo, ormai il mio ritardo è collaudato in tutti i sensi. Ogni tanto si ricorda che è un 690 mappato il cappone. Oddio. Oddio. Mamma mia, greve. Non era proprio il miglior punto dove attraversare. Vabbè. Il tizio prima che ha attraversato. Stavamo prima però. Infatti. C'è dietro l'angolo. Arriverà prima Valentino e verde. Bella domanda. Ci sono più semafori qui che a Londra. Incredibile.
E niente raga, io mi faccio un frappè di palle gusto Royal Jordanian. Se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like. E ricordate che in descrizione trovate tutti quanti i link social. E non dimenticatevi di seguire anche Bikers Salerno. Vi lascio il link in descrizione. In futuro sicuramente organizzeremo un giro anche con tutti gli altri ragazzi. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo domenica prossima.